Il Borgo Vittoria, nel quale si trova la chiesa di Nostra Signora della Salute, trae il suo nome dalla vittoria che i piemontesi e gli alleati austriaci ottennero contro i francesi durante l'assedio di Torino del 1706, che fu una delle tante battaglie che si tennero nel corso della guerra di successione spagnola. Nel corso di questo conflitto, il duca Vittorio Amedeo II fece un voto nel quale, se le truppe piemontesi avessero ottenuto la vittoria nei confronti degli assedianti francesi, si impegnava a promuovere la costruzione di una chiesa in onore della Madonna sul colle di Superga. Alla fine dell'Ottocento, l'espansione della città di Torino si protese verso nord-ovest, nella zona della battaglia del 1706, quando venne deciso di edificare una chiesa in questo nuovo quartiere, i promotori di tale iniziativa pensarono di intitolarla a Maria, Signora della Salute, Salvezza della Patria ed anche Saluta degli Infermi, titolo con il quale venne invocata durante l'epidemia di colera che nel 1835 aveva colpito Torino. La facciata principale mette in mostra un grande arco che sovrasta il pronao, che poggia su due colonne dove sono alloggiate le statue equestri del duca di Savoia Vittorio Amedeo II e di suo cugino il principe Eugenio di Savoia. La pianta della chiesa è a forma quadrata ed è sormontata da un'ampia ed alta cupola a forma ottagonale. Entrando nel santuario, ammiriamo l'altare maggiore, sormontato da un crocefisso. Procedendo sul lato sinistro incontriamo l'altare della Sindone e il successivo altare è quello del Sacro Cuore, dove è possibile ammirare l'omonimo trittico dipinto nel 1899 da Enrico Reffo. Nel transetto sinistro ci troviamo di fronte alla scalinata che conduce all'altare di Nostra Signora della Salute, opera dell'architetto Chioccarello. Il quadro di Nostra Signora della Salute, dipinto nel 1890, e del pittore Reffo. Sotto l'altare di Nostra Signora della Salute c'è la cripta che custodisce le ossa dei caduti nella battaglia del 1706. Nel transetto destro è collocata
la statua di Nostra Signora della Salute. È la tomba con le spoglie di San Leonardo Murialdo. Nella controfacciata è posto il trittico degli arcangeli dipinto nel 1914 da Enrico Reffo. Al centro è rappresentato l'arcangelo Michele con la spada fiammeggiante e la scritta Quis ut Deus, chi come Dio? Frase latina che ricorda il significato del suo nome nella lingua ebraica. Alla destra è rappresentato l'arcangelo Raffaele, che guida il giovane Tobia, e a sinistra l'arcangelo dell'Annunciazione, Gabriele.